sentite? Sì. Io non rappresento nessuno, però sono qua perché ho dei problemi a sapere le cose. Sono in un comune e ho partecipato a quella vita del comune, ma nessuno ci ha avvertito in maniera corretta di cosa stava capitando. Abbiamo diritto a un certo tipo di informazione. Secondo, io, oltre a quello che voi state dicendo, che sono dei dati, io ho alcune osservazioni. Una è che è vero, il nostro territorio sta soffrendo con queste costruzioni, che quanto siano utili o meno l'avete già detto. Ma la cosa che mi interessa è anche sottolineare l'aspetto, diciamo, medico. Un'autostrada, ed è già stato provato, crea dei problemi, non dico solo agli animali, ma al territorio e alle persone che sono accanto a queste autostrade. C'è un inquinamento che si traduce in un aumento di malattie. È una cosa che non viene mai detta, perché viene detto che bisogna fare del lavoro, e i lavori vanno fatti, no problem, specie adesso, ma si facciano dei lavori per i nostri fiumi, per le montagne che cadono sui paesi, sul treno che dovrebbe funzionare, poter sostituire, eccetera. Comunque questi dati voi li avete detti. Penso che dobbiamo impossessarci anche del problema sanitario. Un'autostrada crea problemi sanitari e si sa già in tutto il mondo, dobbiamo dirlo.